invece le difficoltà, perché no, non è che dobbiamo aspettare i pensionamenti, dobbiamo fare una serie di operazioni, ma sulle convenzioni, sull'associazione dei servizi, il Comune accede all'avanguardia e i risultati si vedono in come sul bilancio, perché se non avessimo fatto quelle operazioni lì, noi non avremmo chiuso il bilancio già dall'anno scorso, già dal 2010, dal rendiconto 2010. Quindi l'operazione spese personali, vi assicuro, considerando le entrate che abbiamo, è in positivo, cioè nel senso stiamo facendo quello che lo Stato ci chiede da anni. È chiaro che a forza di tirare la corda poi dopo si, da noi si dice si stucca, no? Si stacca, si rompe, perché ovviamente poi dopo non si può pensare che diminuiamo il personale, facciamo le convenzioni della situazione dei servizi e poi riusciamo, no, a dare gli stessi servizi. Io devo dire che su alcuni settori l'associazione dei servizi porterà nel tempo sicuramente anche un miglioramento, un'efficientazione e anche un'organizzazione migliore, come penso posso dire per la polizia municipale. Rispetto alle convenzioni dove dividi meramente, no, il personale al 50%, invece è fatica, come è per la ragioneria, perché la ragioneria è un problema, perché seguire due comuni, io capisco bene, due comuni di entità ormai, ormai sono quasi simili, perché Castellina in espansione sta andando verso i 5.000, c'è verso i 4.900, e non è facile, non è semplice, quindi è chiaro, più abbiamo avuto purtroppo la questione del fatto che la ragioniera per 3 mesi purtroppo ha avuto problemi, malattia, e questo ha portato anche a dei ritardi oggettivi, e quindi anche il nuovo revisore, come dire, è entrato in un meccanismo, no, che non è odiato. E quindi intanto lo saluto Antonio Cinto, che ci è venuto a trovare, il nuovo revisore, e quindi è chiaro, consigliere Palazzesi, che la norma non è quella che di oggi, la norma deve diventare, no, una cosa nuova, diversa, che l'ufficio funzioni a regime, che quindi poi possa, no, lavorare nei tempi e nelle modalità giuste. In questa fase qui sono io il primo a dirlo, non è così, ma per tutta una serie di motivi. Un confronto che faccio quotidianamente con i miei colleghi sindaci, che ho avuto la fortuna di fare anche con colleghi, diciamo, di altre regioni, grazie anche al Festival delle Regioni, che ci ha dato la possibilità di parlare con comuni di tutta Italia, dalla Sicilia a Trentino, navighiamo tutti in una situazione drammatica, tutti, nessuno escluso, per motivazioni diverse, tutti. C'è una questione oggettiva di minori trasferimenti, che di anno in anno sta diventando sempre più pesante, i minori trasferimenti che sono a catena, a cascata, perché non sono solo quelli statali, più quelli regionali, più quelli provinciali. Oggi, con questo stato di cose, la provincia non esiste più da mesi, cioè non riesce più a fare nulla, e i contributi della provincia stanno scomparendo. Quello per noi non è salasco. La comunità montana ormai non è più in grado di contribuire su nulla, ormai, e quindi probabilmente sta lentamente, la stanno, come dire, un'eutanasia, no? Diciamo così, un lento morire, no? E non, allora è meglio prendere decisioni di chiudersi, mi sto sempre più convincendo, allora è meglio chiudere, no? Avere il coraggio di chiudere piuttosto che tenerle in vita, no? Con gli strumenti meccanici, no? Meccanizzati, che non serve, quella non è più vita, no? È un sussistere che non serve a niente. Quindi questa questione della minor trasferimenti statali, allo stesso tempo abbiamo purtroppo la fortuna, no, del patto di stabilità, che non abbiamo perso un anno, perché no? Siamo scesi sotto i 5.000 quest'anno, e naturalmente il prossimo anno, quest'anno comunque ci considera il patto di stabilità, e dal prossimo anno tocca anche i comuni sotto i 5.000, e quindi noi ce lo mettiamo sempre. Vi assicuro che i comuni con cui ho parlato, che non hanno il patto di stabilità, che dal prossimo anno lo avranno, avranno seri problemi di chiusura del bilancio del prossimo anno. Noi paradossalmente, col fatto che, diciamo, siamo tra virgolette abituati purtroppo al patto di stabilità, diciamo che per il prossimo anno magari potremo reggere meglio la botta, ma a forza di tagliare, a forza di efficientare, a forza di riorganizzare, è chiaro che voi considerate che dal 98-99 i comuni stanno facendo questo snellimento, giusto, ripeto, giusto, perché non era più possibile, no, gestire i comuni come erano. E invito tutti a rielaborare un nuovo metodo di lettura dei dati, come quello delle spese di pensare, che non è colpa di nessuno,
io l'ho segnalato, adesso io dico che in futuro dobbiamo fare in modo che... No, certo, infatti, guarda, consigliere Palazzesi, tu hai fatto una lettura legittima, come l'avevo fatta io? Poi mi sono posto la questione e ho capito perché. Cioè bisogna che nel 2012 la gestione dell'amministrazione locale è completamente diversa e la spinta che lo Stato ha fatto rispetto all'associazione dei servizi rimodificherà tutti quei parametri lì, no? Perché fra poco ci sarà l'obbligo di associare 6 servizi. 6 servizi significa tutto il comune e significa ripensare il comune, che non può essere più pensato come un soggetto singolo, come un soggetto in rete con altri. Quindi i parametri dovranno essere per forza ridisegnati e rielaborati. Però come sempre accade in Italia, no? Arriviamo sempre molto dopo rispetto a quello che sta accadendo poi nella realtà. No. Problema serissimo è quello della cassa. Noi abbiamo anche fatto un'operazione importante, che è quella del CUBA, che ovviamente ha fatto anticipare al Comune 212.000 euro, no? E è chiaro che questa operazione qui la stiamo pagando anche nella cassa. Non è solo questo, ma quello chiaro è una bella botta. E adesso abbiamo fatto le lettere per permettere appunto i pagamenti finalmente, no, degli imprenditori che hanno fatto questa operazione, e quindi a giugno, entro i primi 10 giorni di giugno, incasseremo il 70% di questi 212.000 euro, che si aggiunge al 10% già versato, e arriveremo a copertura in breve. Quindi sono una manna. Più abbiamo i 264.000 euro, che sono diventati 250.000 euro del contributo regionale per i fondi europei per i lavori del muro del giardino, che ovviamente sono altri soldi che dovrebbero arrivare sui 170.000, 90 già sono arrivati, 270.000 sempre in questo periodo, che ci permetterà di ottemperare a quello che serve. Il problema dei pagamenti non è solo il problema del Comune d'Acea, ma sicuramente il nostro è un problema serissimo, perché voi pensate, no? Quello che diceva il consigliere Palazzesi purtroppo è vero, non posso, no, nascondere la realtà. E su questo ci deve essere un impegno serio, che ci stia nostro e della ragioneria, per rispondere in maniera più veloce, seria, perché il rischio qual è di non essere equi, cioè è di pagare, no, non nei tempi, nelle modalità giuste, quindi di non essere equi. A me questa cosa mi preoccupa, quindi io sono il primo a essere impegnato a prendermi le mie responsabilità di amministratore, perché non possiamo tollerare una situazione del genere. Qui ci sono due fronti. Uno, ci sono cose oggettive che purtroppo rallentano la macchina amministrativa, cioè oggettive nel senso che lo Stato, no, con le sue modalità, purtroppo con i tagli continui così, ha reso difficile il lavoro dei comuni. Due, ci sono ovviamente poi le responsabilità delle singole amministrazioni nel migliorare o meno, no, cose difficili, cose complicate che stanno avvenendo in questo periodo. I comuni insieme stanno chiedendo con forza allo Stato di rivedere alcune questioni, compreso il patto di stabilità, perché qui l'economia è ferma, no? Il dato di ieri è drammatico, cioè 3 miliardi e mezzo in meno di entrate, che poi si riverserà su di noi, perché le entrate certe ce l'hanno dai cittadini, dai comuni, dagli enti locali. Quindi il rischio qual è? Aumento di IVA, no? Quindi ulteriore stretta economica, no? E non è detto che anche purtroppo le previsioni di entrata dell'IMU poi non siano rispettate, non è detto che siano rispettate. L'ANCI ha posto delle problematiche serie, secondo i calcoli dell'ANCI sono 2 miliardi in meno. Quelli sono 2 miliardi in meno, che significherà forse che poi dopo a dicembre c'è un'altra sorpresa per i cittadini. Tutto questo si sta scaricando ovviamente sul livello locale, quindi sugli amministratori, e qui vi assicuro il linguaggio è: non c'è destra e sinistra, non c'è né centro, destra e sinistra, i sindaci, gli amministratori, vi assicuro, parlano lo stesso linguaggio, e spero che ci siano orecchie che ascoltino questo, perché poi dopo, se non si ascoltano i richiami degli amministratori, che bene o male rappresentano i cittadini meglio di altri, non nel bene o nel male, perché stanno a contatto continuo e quindi sanno anche le esigenze degli amministratori, qui c'è il rischio di una tensione sociale tale che può sfociare anche in episodi di violenza o di rifiuto di pagamento.
quei dati che diceva la consigliere Palazzesi aumenteranno, cioè la gente che non pagherà aumenterà, perché se noi andiamo contro Equitalia, allo stesso modo non è che possiamo pensare che il comune diventi un esattore ferreo nei confronti di famiglie che molte volte sono in difficoltà. Noi abbiamo fatto fare delle analisi serie su chi non paga, ci sono alcune famiglie che potrebbero pagare, ma ci sono alcune famiglie che sono entrate in una spirale di difficoltà, non può essere il comune ad affossarle. Su questo spero che ci sia una condivisione, non è che possiamo diventare come Equitalia, no? Cioè la osteggiamo proprio in quanto non vede le difficoltà di questo momento storico e non possiamo star lì, no, col fucile, anche se giustamente la ragioneria e il vice sindaco, no, non è che vogliono giustizia, perché no, l'equità ci deve essere anche lì, però ecco, un margine, un'amministrazione che al sociale tiene e che sa quante famiglie in questo momento hanno difficoltà nel pagare anche il trasporto scolastico, anche le mense, purtroppo aspettiamoci che ci sia un aumento, che sta già accadendo, ci sia una diminuzione di entrate, perché alcuni si stanno attrezzando da soli, ovviamente, e quindi paradossalmente quei servizi a domanda individuale dove stavamo recuperando un po' le percentuali, quest'anno io penso che invece andremo indietro, torneremo indietro, perché ci sono molte persone che non utilizzano più i servizi a domanda individuale. Vedi l'asilo nido, vedi il trasporto scolastico e quindi mensa. E questi sono problemi seri che dobbiamo ragionare, perché la copertura del servizio comunque deve essere un obiettivo importante, deve essere una copertura dignitosa, non può essere il 30% dell'asilo nido quest'anno, no? Però allo stesso tempo non possiamo nemmeno aumentare le tariffe in una situazione di crisi economica. Capite che non è semplice, no? Io so benissimo la coscienza di voi, di voi consiglieri, nel momento difficile. Quindi da un lato non possiamo diventare come dire, degli esattori terribili, dall'altro però non possiamo nemmeno permetterci troppo lassismo, no? Siamo in un vicolo stretto. Ecco perché vi dico, c'è stato un incontro importante in diocesi convocato dal vescovo di Senigallo, molto attento al sociale ovviamente, tra tutti i sindaci della Vallata, abbiamo chiesto tutti dei parametri possibile uniformi tra noi comuni per dare a chi ha bisogno veramente un sostegno, un sostentamento, se non passa la logica che il più prepotente o quello che conosce meglio la legge prende le sovvenzioni e i contributi e la gente magari più seria, più umile, che magari non ha il coraggio di presentarsi al comune come sta accadendo, poi rimanga isolata e sola. E su questo la parrocchia, la diocesi può dare un contributo importante, la carità stessa, cioè bisogna che l'associazionismo aiuti le amministrazioni anche a non sperperare. In questa fase prima ci possiamo permettere di aiutare chi non ha bisogno, fino a qualche anno fa era quasi la prassi, oggi non può essere così. E su questo è stato molto duro, è stato molto chiaro e devo dire mi ha fatto piacere, perché ha capito che in questo momento storico ci possiamo permettere più un solidarismo, diciamo, senza un minimo di regole serie e rispettabili. Importante quello che già accennava l'assessore Bevilacqua è l'operazione che stiamo facendo con Cogesco per associare i servizi sociali, cioè questa è un'operazione storica, siamo i primi nelle Marche che tentano un'operazione di gara pubblica, di appalto di un servizio importante come il SAD, che sappiamo benissimo dà fastidio alle cooperative del territorio, a quei prezzi fissi stabiliti dalla regione che ormai sono fuori dal tempo e che mettono in difficoltà le amministrazioni. E la scommessa qual è? È diminuire il costo e rimanere con una qualità alta del servizio. È una scommessa difficile. Noi ci proviamo, partiamo con il SAD, vediamo come va. Io sono fiducioso, però ecco, un'operazione penso sperimentale di lunga durata, perché il taglio sul sociale che quest'anno è stato di nuovo come dire, mitigato dalla regione, la regione ha rimesso quasi interamente, ha coperto i tagli dello Stato, ma anno dopo anno non succederà più, e quindi noi ci dobbiamo attrezzare per essere in grado di dare risposte ai cittadini, associarvi i servizi diminuendo i costi e le spese.
è un'operazione difficilissima, complessa, e ha un bisogno del supporto di tutti. Il patto di stabilità è anche drammatico dal punto di vista dei lavori, degli appalti, cioè i comuni non stanno facendo più nessun appalto. Cioè un comune come Senigallia quest'anno farà l'appalto, un appalto di un cimitero, di un ampliamento di un cimitero, no? Cosa che di solito facevamo noi. Cioè, vi rendete un comune come Senigallia, ma vi posso fare esempio ancora di Jesi, cioè non si muove paglia. E su questo la responsabilità dello Stato e del governo c'è e come. Perché se non si sblocca questa situazione, qui salta il sistema delle piccole e medie imprese che sono quelle che stanno soffrendo di più in questa fase. Quindi, sapendo benissimo delle problematiche e delle difficoltà, però dobbiamo fare qualcosa. Su Sorgenia abbiamo fatto un'operazione per cui abbandoniamo Sorgenia perché sta diventando, andiamo avanti, abbiamo scelto un nuovo soggetto, come sai benissimo ci vogliono 3 mesi di tempo, no, per fare tutti i passaggi nuovi sulla Puglia, abbiamo unificato le 3 forniture che avevamo, con uno solo, 3 mesi il passaggio, poi quello che ci vuole, tanto dobbiamo fare i conti dopo i tempi legislativi o meno, con un soggetto che ci permetterà di riqualificare anche l'immagine di Arcega rispetto all'energia verde certificata e rispetto anche all'utilizzo di un mezzo elettrico, perché le operazioni le dobbiamo fare con intelligenza e vedendo il futuro, quindi sulla mobilità sostenibile, quindi sull'energia sostenibile, quindi è un'operazione che dovrebbe, anzi che fa diminuire comunque i costi dell'illuminazione pubblica, ma soprattutto ci dà un'altra immagine rispetto alla certificazione verde che permette comunque di accedere a dei fondi che attualmente non possiamo nemmeno guardare lontano. Quindi la scommessa è questa, è quella di riuscire a trovare nuove forme di gestione e di riorganizzazione degli enti, sapendo benissimo che poi alla fine di tutto ci sono delle persone con cui dobbiamo fare i conti, ci sono delle persone sia all'interno della macchina comunale, ci sono delle persone fuori che ci aspettano tutti i giorni, che si attendono a noi delle risposte, ci sono delle persone qua dentro, cioè ognuno di noi sa la difficoltà del momento. Cerchiamo insieme di trovare le soluzioni. Non stiamo né peggio né meglio di altri, no, siamo in una situazione difficile. Il comune di Arcega, però è chiaro che a lungo andare il fatto di avere un territorio così grande con dei servizi che costano così tanto, è chiaro che a lungo andare non reggiamo, e quindi dobbiamo oggi pensare a come reggere tra 3-5 anni, perché sicuramente una cosa è certa, quel mondo che abbiamo visto fino a 10 anni fa non esiste più, quindi dobbiamo attrezzarci. E vi dico anche questo, la variante al piano regolatore che abbiamo fatto come comune di Arcega, io penso che anche giù in provincia possano dire che era una variante che va nella direzione di non costruire in più rispetto, ma di costruire con intelligenza dove è possibile, no? abbiamo fatto un'operazione intelligente che va in quella direzione della sostenibilità. Noi ci dobbiamo muovere su quell'area, su quel settore, quindi turismo, valorizzazione dei beni storici e culturali, fonti innovative, ecco perché il convegno di mercoledì, ecco perché la collaborazione con l'Esse e con Legambiente. Ci proviamo, ovviamente non basta, perché il tessuto produttivo è in crisi e sta soffrendo moltissimo anche nel nostro territorio, però l'operazione Cuba e questa variante comunque danno un piccolo respiro, una piccola risposta a esigenze che ancora ci sono di investire sul territorio, no? È importante. Come importanti gli investimenti che stanno venendo nel 2011, ce ne sono stati tanti, di persone che scelgono il nostro territorio per costruire e mettere in funzione, no, delle attività, delle strutture ricettive o comunque sia di ristorazione. Questo è un settore importante per il nostro territorio, alcuni si sono strutturati benissimo e sono entrati nel mercato a pieno, altri stanno soffrendo, perché anche quello è un settore difficile in questa fase di crisi, no? Perché i consumi stanno diminuendo e quindi è chiaro che toccano anche certe strutture. Però il dato è ancora positivo,
e anche nei primi mesi del 2012 abbiamo delle esperienze positive. C'è ancora chi crede nel nostro territorio per investire e per promuovere attività di un certo livello. Mi fermo qua, dico solo questo. Le osservazioni fatte dal consigliere Palazzesi, appunto, sono utili per l'amministrazione per migliorare, come le osservazioni della minoranza. Quindi su questo siamo attenti, questo vi assicuro, teniamo in considerazione quello che viene fuori dalle commissioni e dal vostro lavoro. Ecco, questo ci tenevo a dirlo, come è importante il ruolo della maggioranza e dei gruppi di maggioranza, perché, come dire, cerchiamo in tutti i modi di aiutarci e aiutarci per il bene del Paese. E devo dire che da questo punto di vista ho trovato sempre disponibilità. Quindi ecco, questo me ne volevo rendere conto. Vice Sindaco Lenci. Sì, io volevo un attimo rispondere a quanto richiesto dal consigliere Palazzesi. Non so se penso io a tutti di tutte le richieste, ma le più importanti perlomeno. Ti riferivi al pagamento del 2010. Tu sai benissimo che noi nel 2010 abbiamo avuto una situazione della ragioniera, una situazione abbastanza delicate, e i pagamenti non sono stati fatti, quindi sono stati trasferiti poi al 2011. La nuova ragioniera è arrivata a maggio, quindi si è accumulato i pagamenti 2010 più 4 mesi del 2011. Successo poi l'infortunio, oggi ci troviamo con una mole di pagamenti da fare che, come ho detto prima nella relazione, c'è l'impegno mio, del sindaco e della giunta, che appena passato il bilancio di previsione saranno fatti tutti in cassa per il tempo. Questo stai tranquillo. Per quanto riguarda la Sogella, abbiamo fatto il recesso e abbiamo anche dato il carico alla nuova ditta di fornitrice di energia, che provvederà a inoltrare all'autorità per l'energia quello che tu hai detto in commissione. Quindi anche questo sarà fatto. Chi è la nostra giornata? Repower. Per quanto riguarda l'attività produttiva e per il contributo che avevamo messo negli ultimi due bilanci, che poi per la prima volta che l'abbiamo messo non sono state fatte, sono state fatte solamente due domande. Abbiamo tolto il finanziamento e per quanto riguarda l'anno scorso c'era due domande che io pensavo che fossero state evase, invece se tu mi dici che erano state evase, domani mattina provvederò a sentire il responsabile dell'area al fine di produrre subito il pagamento. Per quanto riguarda il censimento che ti riferivi, il contributo è il del 2012, quindi non lo trovi sull'assestamento. Sono arrivati 7.000 euro. Sono arrivati come acconto. Però ma non ci dovesse essere nei residui, scusate. Però vale almeno un'opinione. Non so, questo comunque il totale è stato versato nel 2012, come tale lo trovi nell'anno del 2012. Oggi parliamo del 2011, quindi lì non lo trovi. Nei 7.000 euro saranno stati messi in qualche capitolo che io con il segretario stavo facendo. La voce doppia del 28-26 sempre il censimento scritto due volte sulle sigle. Questo non lo so perché non ho chiesto alla ragioniera, io pensavo che stasera ci fosse, invece purtroppo non c'è. 721, 722, 28 e 26, c'è scritto tutti e due i soldi per censimento. Boh, se l'errore non lo so, io leggo quello che c'è scritto, anche perché non c'è i due censimenti. No, il censimento l'ho fatto lui, l'agricoltura l'ha stato liquidato, quindi non lo so. Quello vabbè, l'hanno liquidato, l'anno di là. Non può essere che finisca. No, sui residui no, perché se stavo liquidato è a posto. Se stavo liquidato, poi era sui residui entrati. Sui residui entrati.
2011. Sì. Io ho riscosso nel 2011. L'ultima, l'ultima parte di entrate parlando. No, delle entrate. Entrate vuol dire che i soldi arrivano da entrate sono arrivati, non so. È stata fatta la determina per liquidare i sono qui sui 28.000 euro, l'hanno messo insieme i 28.000 euro che c'è nel capitolo 720/2, io adesso di preciso non ti posso. Dopo lo verifichiamo con la ragioniera appena appena verrà. Consigliere Pernafini. Grazie. Fortunatamente anche il vice sindaco poi ha messo a posto diciamo, la prima parte della relazione ha fatto venire in mente una citazione di Einstein che diceva meglio essere ottimisti ed avere torto piuttosto che essere pessimisti ed avere ragione. Poi dopo ha sistemato con il post scriptum parlando della vacatio e con il successivo intervento. Va bene così, quindi visto che quest'anno Giancarli almeno ufficialmente non si è complimentato, almeno cioè, da parte mia nel mio piccolo mi complimento perché quest'anno è stato impostato in maniera diversa e bisogna essere onesti, bisogna ammettere poi che come ha fatto a sua volta il vice sindaco per la parte di competenza ha messo i limiti tutto sommato no, della gestione economica, finanziaria del Comune. Però ecco, io ci tenevo a tornare su una cosa che avete già ampiamente discusso, ma io la devo dire. Io mi vergogno come consigliere di minoranza, mi vergogno incontrare le persone che chiedono, ma per piccoli contributi. Penso al contributo a un'impresa del 2010, 250 euro di sera, una sciocchezza proprio, anche pochi giorni fa. Io sto dicendo la ci aspettano avanti la porta del comune per però, 150 o 200 euro. No, va bene, ma il momento quello che è, purtroppo il sindaco prima ha commentato bene, no? Mi sembra che è stato condivido quasi totalmente quello che dice il sindaco, il momento è difficile, questo stiamo con i piedi a terra. Però allo stesso tempo io cosa devo dire? Questo è quello che provo, è vergogna, non è che. Poi è chiaro che mi conoscono, sanno che sono consigliere di minoranza, quindi non è che più di tanto, ovviamente la mia parte, la mia vergogna è proporzionale all'incarico, no? Io ci tenevo a dire questo. Soprattutto le sciocchezze, i 250 euro, liquidiamoli perché non se ne può più, uno va a prendere il caffè in piazza, ti trovi magari, come è successo tre giorni fa, soltanto questo. Grazie. Grazie consigliere Bernardini. Consigliere Terenzi. No, vorrei aggiungere soltanto alcune considerazioni, cioè la relazione, la controrelazione è stata esaustiva, puntuale, precisa da parte della nostra consigliere del nostro gruppo, quindi non entro nel merito assolutamente. Le difficoltà sono riconosciute, conosciute e riconosciute quindi anche da tutti, e non si sta a sindacare questa cosa, però ci sono dei comportamenti comunque nelle scelte di piccola entità comunque che non vanno accettate, perlomeno da parte nostra non riescono ad essere accettate perché stridono con quella che è la situazione di difficoltà da un punto di vista economico. Noi avevamo fatto tempo fa una interrogazione per quanto riguarda l'orario degli uffici del settore finanziario, che non c'era l'accoglienza dovuta nei confronti della popolazione, del cittadino, che non c'era l'accoglienza nel senso di limite di orario ed arte come se si fosse creata ad arte una barriera. Poi vedo una determina
datata 31-12-2011, quindi rientra decisamente in questo consuntivo, in cui si impegna la somma di euro 800 per, sulla voce del capitolo acquisto mobili, attrezzature per gli uffici comunali, questo per fare creare per la fornitura e il montaggio di una porta scorrevole all'ingresso del corridoio del settore finanziario. Ora, io non lo so, lascio a voi la considerazione e la riflessione. Io la trovo questa veramente una spesa, anche se relativa, ma qui parliamo di piccole cifre non pagate al cittadino, al contribuente, eccetera. Poi si impegna una spesa, non ho visto altro se la determina, cioè soltanto quella dell'impegno, di spesa per creare una porta che crea un'ulteriore barriera nei confronti del cittadino, del cittadino che deve usufruire dei servizi. Cioè, questa è una cosa che veramente è indice di una limitata, di poca attenzione, sensibilità e senso dell'accoglienza nei confronti del cittadino. È un piccolo esempio, ma sono gli esempi, le piccole cose, una più una, che determinano, poi danno origine al quadro generale dei comportamenti, quindi in questo caso di un'amministrazione, che parlo delle persone, poi posso in questo caso parlo dell'amministrazione. Io non so quale sia il motivo e dove sia di preciso da mettere questa porta, però la posso intuire, perché adesso c'è un cordone e dopo diventerà una porta scorrevole, dopodiché bisognerà bussare e spero che si possa bussare soltanto con le mani, perché certe volte quindi per entrare non è assolutamente accettabile questo. Questo è un esempio, non entro nel merito della relazione perché è stato fatto abbondantemente, sapientemente, dovrei ripetermi, e quindi ci sono delle, per quanto riguarda, al di là di tante giustificazioni reali, di motivi reali di che hanno determinato una dispersione, no? In certi momenti, però c'è ancora molto da lavorare per quanto riguarda la riorganizzazione perché il consigliere e il vice sindaco Lenci ha ringraziato tutto il personale, però secondo me non si possono mettere tutte le persone sullo stesso piano, perché tutti i dipendenti sullo stesso piano non ci sono, nel senso che ci sono delle persone che lavorano molto di più ed altre che rendono molto ed altre che rendono meno per tanti motivi, ma comunque non si può allora mettere tutti sullo stesso piano, perché il merito va riconosciuto, l'impegno va riconosciuto e chi ha meno impegno va riconosciuto comunque, cioè va riconosciuto anche quello che si impegna di meno per motivi vari, intendiamoci, però quindi non mi piace mettere sempre tutti sullo stesso piano, rispetto tutti sullo stesso piano, questo è chiaro, però quando si tratta di riconoscimenti è anche perché chi sgobba e lavora, e certe volte veramente, perché si vedono le persone che non alzano nemmeno la testa o quasi, e poi vanno gratificate e perlomeno va riconosciuto un qualcosa in più rispetto a qualcun altro. E comunque c'è molto da riorganizzare, che si indica anche a livello per ottimizzare l'utilizzo del personale. Basta, quindi noi delle perplessità ci sono, delle riserve ci sono su questo bilancio consuntivo e non siamo ovviamente soddisfatti per tanti motivi che ha illustrato la collega. Grazie. Grazie consigliere Terenzi. Altri consigliere Montalbini. Sarò brevissimo. Insomma, al di là dei pagamenti per le donne che condivido, penso con tutto il Consiglio Comunale, però è anche vero che ci sono stati dei motivi, delle difficoltà oggettive che l'assessore Bilancio ci ha spiegato. Si sono scaravocchiato questo foglio ascoltando il vice sindaco della sua relazione. Diciamo che al di là di queste cose antipatiche, delle difficoltà, dei problemi del momento in cui stiamo vivendo, il Comune dell'Arcevia
è riuscito, come diceva l'assessore, ad erogare tutti i servizi, è stato fatto quanto preventivato con appunto il bilancio di previsione, pur con la grossissima, la pesantissima zavorra del patto di austerità, che è comunque stato rispettato, e questo. Poi io sono bellissimo, mi sento di ringraziare tutta la macchina comunale, la giunta per il lavoro svolto e in particolare l'assessore al bilancio, soprattutto per la consueta dettagliata relazione. Poi il nostro voto, il voto del nostro gruppo sarà un voto favorevole. Grazie consigliere Montalbini. Voglio dire, perché quello che ha detto il consigliere Bernardini è diciamo, umanamente, lo vediamo giornalmente per una serie di aspetti. L'elemento di frustrazione in questa fase storica, no? Di frustrazione perché non puoi dare molte volte le risposte ai cittadini, è un elemento che rischia di chiuderci, appunto, e di magari deprimerci. Invece in questa fase storica proprio dobbiamo fare tutto meno che quello, e quindi ecco, io invito tutti comunque a reagire a questo momento storico con uno spirito, diciamo, positivo, no? Il più possibile positivo. Mi rendo conto che è un'impresa epocale, però io mi rendo d'altro canto conto che se faccio passare la logica della frustrazione, no? Non aiuta per nulla e non aiuta ad alzare la testa. Invece noi dobbiamo in questo momento alzare la testa e vedere un pochino più in là di quello che ci porterebbe la crisi economica e sociale. E su questo penso che il Consiglio Comunale tutto è in grado di poter aiutare un percorso di questo tipo. Io vi assicuro, la macchina comunale con le mille difficoltà è una macchina comunale dignitosissima, che nei limiti del momento storico sta facendo il massimo. Penso la gestione dell'emergenza neve è un esempio, no, di come la macchina comunale ha funzionato. Poi anche lì, se poi lo Stato non riconosce lo sforzo in una situazione di emergenza per salvare vite, per salvare situazioni di difficoltà, e poi non mantiene le promesse, è chiaro che si riscarica per l'ennesima volta sui comuni, sui cittadini, no? E tutto il resto. Quindi è chiaro che dallo Stato io mi aspetto un comportamento degno e quindi rispettoso dei ruoli istituzionali, e quindi come me tutti i sindaci, penso tutti i consiglieri comunali. Come è uno scandalo, e chiudo, rispetto ai costi della politica, no? Vedere che l'unico taglio che hanno fatto è sui consigli comunali, e questa, vi assicuro, è avvilente, frustrante, no? Devastante per voi, per me, no? Come fai a rappresentare un comune come il nostro? Inutile. Un comune come il nostro, così articolato e complesso, con 7 consiglieri comunali dal 2014, mi pare una cosa degna e una cosa indegna. E allora anche noi amministratori, voi sia da consiglieri che da cittadini, insomma, dobbiamo alzare la voce su questo, perché non è più possibile tollerare questo. Quelli sono i veri sprechi. Sulla porta da 800 euro, se fosse quello il problema, non saremmo eccezionali. Purtroppo no, non è un problema, nel senso che alcune scelte all'interno del palazzo comunale, in accordo con i dirigenti, vengono fatti per permettere loro di lavorare con più tranquillità. Cioè, ricordiamoci sempre che abbiamo delle persone che lavorano solo magari 2 volte a settimana nel nostro comune, proprio per ottimizzare, per riorganizzare gli uffici, e in quei momenti lì chiedono di poter lavorare al massimo per l'amministrazione comunale. Voi sapete che il servizio della regione rischio deve parlare il meno possibile con la gente. Noi amministratori, se io avessi messo una porta di divisione dei cittadini, no, ma avreste giustamente, mi meritavo una ringa, altro che questa, no? Allora, capire i ruoli, cioè ci sono delle funzioni all'interno del comune che hanno bisogno di lavorare all'interno per il comune, per tutti.
tutti dell'amministrazione, e altri invece che hanno un rapporto con il pubblico completamente diverso e devono essere aperti il più possibile. Quindi noi dobbiamo fare i conti con le necessità e con anche quello che ci chiedono, che ci chiede la macchina comunale, per lavorare il più possibile nel modo migliore. Poi si può sbagliare e si può azzeccare, non è che sto dicendo, però assicuro la consigliere Terenzi che le decisioni che si prendono concordando con gli uffici, ma per cercare di migliorare. Poi dopo, ripeto, no, le scelte molte volte sono magari azzeccate, quelle giuste, e si può tornare anche indietro su certe scelte, non è che non dico più. Però ecco, ripeto, non è che ci siamo alzati la mattina, perché in un percorso di riorganizzazione c'è anche questo, c'è anche che molte volte i dirigenti, no, stanno da noi poco tempo e hanno bisogno di lavorare al massimo del poco tempo. E non è facile, non è facile, è difficile. Se non ci sono altri. Però quello che voglio dire io, voglio dire, cerchiamo di capirci. Ora, quando mi parli della quindi praticamente alludi alla dirigente che ha la sua porta, bella, tu sai, non è che voglio dire che ha bisogno di una porta, ce l'ha già la porta, quindi non è che ce l'ha su. No, nel senso di che ci vuole, poi parlavo perché dice viene due volte alla settimana, quindi quando viene ha bisogno di lavorare, ce ne vuole due, tre, quante ce ne vuole. Basta, uno c'è il telefono, se no io chiudo la porta, c'è il telefono, quindi un attimo, facciamo perdere. Se vuoi. E quindi fermo. Va bene. Allora, se non ci sono altri interventi, metto a votazione il, adesso questo incontro è il quarto punto all'ordine del giorno, approvazione del rendiconto di gestione anno 2011, chi è favorevole? Chi è contrario? Il punto di partecipazione e trasparenza. Chi si astiene? Quinto punto all'ordine del giorno, approvazione del regolamento per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione. Ah sì, la parola al, come no, al revisore dei conti Antonio Gitto. Questo non funziona. Allora, soltanto per intanto per ringraziare il Consiglio Comunale per la fiducia che ha voluto accordarmi, il Sindaco, il Consiglio per questo mandato che andrò, nel quale andrò a ricoprire l'incarico di revisore. Volevo soltanto dire una cosa, che non è mia abitudine ovviamente mandare relazioni il giorno del Consiglio, peraltro non è che sia datata un altro giorno, è datata oggi, che non è casuale la cosa. Ed è datata oggi perché evidentemente oggi sono riuscito con estrema difficoltà a terminare i lavori per fornire una relazione che consentisse l'approvazione per tanti conti. Ovviamente le motivazioni sono molteplici, probabilmente attribuibili anche al sottoscritto, tant'è che probabilmente dovrò fare ammenda su qualcosa. Però la situazione è che evidentemente io sono al primo mandato qui, quindi con la necessità di conoscere l'ente e soprattutto i numeri dell'ente. E il bilancio consuntivo mi è stato consegnato il 23, credo, maggio, il Sindaco sa, che peraltro è stato sollecitato da me rispetto a questa cosa qui. Peraltro il bilancio consuntivo di per sé non è esaustivo ai fini della relazione che il revisore deve fare, perché se voi andate a leggerla, peraltro la relazione che il revisore deve fare è su un modello che è sostanzialmente standard ed è sul, se voi andate sul sito dell'Ordine degli Autori Commercialisti e degli Esperti Contabili, è un documento che è condiviso dagli organismi di contabilità ed è utilizzato in tutto il paese, su tutto il territorio nazionale si utilizza lo schema. Se voi lo leggete, ovviamente va a accorgere che sono una serie di informazioni che non sono soltanto legate al consuntivo che è stato fornito il 23 su sollecitazione, ma ci sono una serie di informazioni che sono legate in parte all'attività di chi mi ha preceduto e, francamente,
non ho ancora trovato un verbale, sono legate all'attività del responsabile amministrativo, che non ho avuto il modo di ancora di vedere fisicamente perché è rientrata da pochissimo, quindi ha avuto un periodo di malattia che nel frattempo non ho avuto la possibilità di vedere. Quindi ci sono state delle difficoltà in relazione alla predisposizione del documento, che ho cercato di fare, ripeto, per spirito di parte, di sacrificio comune, perché ritenevo che fosse opportuno che il Comune di Arcetri potesse approvare il suo rendiconto, perché voi sapete che ovviamente avrei potuto avvalermi anche delle facoltà che la legge mi dà e dire: signore, non ci sono le condizioni, ho bisogno di altro tempo, perché probabilmente è opportuno che io continui a verificare, vedere, approfondire, voglio essere certo di questo, di quell'altro. Ho ovviamente verificato tutto quello che era necessario verificare per arrivare a questo, l'ho fatto anche a costo di arrivare all'ultimo secondo, perché non volevo assolutamente correre il rischio che si inceppasse la macchina comunale per una cosa che è strettamente tecnica, ma che è legata a una serie di situazioni che sono legate al fatto che il sottoscritto al primo mandato e chi mi ha preceduto probabilmente non è stato puntuale come sarebbe stato necessario, che la ragioniera di fatto è entrata in servizio da pochissimo. Ovviamente per il bilancio di previsione mi auguro che le cose siano già un po' più chiare, più allineate. I documenti di cui necessito sono ovviamente assolutamente leggibili nella relazione che dovrò fare di accompagnamento, che anche quella è standard, e quindi gli uffici saranno certamente ciò di cui necessiterò. Ovviamente la difficoltà lì sarà tecnica ancora di più, perché dovremo verificare che le spese siano assolutamente congrue, che le entrate siano attendibili, perché evidentemente un bilancio di previsione, che è un documento autorizzativo, evidentemente ha delle responsabilità anche superiori. Quindi da qui ai prossimi 20 giorni che abbiamo per l'approvazione del nostro bilancio di previsione, mi auguro di fare ovviamente meglio, sapendo che mancano 20 giorni. Adesso il sindaco ha già immaginato una data per l'approvazione, siccome entro la fine mese dovremmo farlo, cioè abbiamo non più di 20 giorni. Ovviamente resto a disposizione nel caso del consiglio, non so di come funziona, ma se ci fossero delle commissioni che vengono convocate all'uomo per fare delle valutazioni sul bilancio di previsione, in questo caso io sono a disposizione. Naturalmente questo significa che però da qui a 10 giorni dobbiamo stringere e sulla predisposizione del documento, e evidentemente sulla predisposizione del mio documento, che è una conseguenza del documento dell'amministrazione. Per cui mi auguro di riallineare il lavoro, diciamo, mio e del Consiglio. Prossimamente lo spirito sarà collaborativo nei limiti di quello che la legge ovviamente prescrive per le responsabilità che mi sono attribuite. Bene, allora torniamo al punto numero 5. Approvazione del regolamento per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione. Io lascerei la parola all'architetto Bergamo, che ha elaborato questa proposta in, appunto, concordandola con l'amministrazione. Sulla base di un ulteriore regolamento regionale che era
stato nel frattempo abrogato dalla regione stessa, per cui nella fase temporanea si era deciso di andare avanti con la vecchia tipologia di determinazione degli oneri. Siccome in questa situazione ci sono tutti i comuni delle Marche e non tutti avevano ricorso a questa regolamentazione provvisoria, all'Associazione Nazionale dei Comuni, la Delegazione Marchigiana, ha messo a punto un